Paolo in particolare perché dopo il referendum del 4 dicembre, quando ho pensato di redigere questo disegno di legge costituzionale, se avessi seguito, non essendo in Parlamento, se avessi seguito l'iniziativa popolare, mi servivano 50.000 firme da portare il DDL in Parlamento e questo chiaramente non sarebbe stato in alcun modo possibile. Quindi ringrazio Paola per aver firmato questo DDL in modo tale che sia arrivato direttamente in Senato e può, io sono ben conscio che la maggioranza parlamentare che oggi siede in Parlamento non potrà mai votare quello che ho scritto perché è un atto rivoluzionario, no, perché è un atto di patriottismo costituzionale. Confidiamo nella prossima. Perché sì, speriamo. Il mio obiettivo è quello di creare una base con questo DDL, di creare una base che venga ripreso poi nella prossima legislatura a maggioranza sovranista. E ringrazio anche, vedo in aula la senatrice Casaletto che ha firmato insieme a Paola il DDL, quindi la invito, se ritiene opportuno, di venire a tavola. Ringrazio anche appunto la senatrice Casaletto che ha posto la sua firma sul mio DDL e questo, grazie insomma a loro, è stato immediatamente presentato alla Presidenza e quindi ha un'iscrizione in Senato. Detto questo, avrete la pazienza di ascoltarmi su quello che è il contenuto del DDL di revisione costituzionale che ho redatto, che è il numero 2703 del 15 febbraio 2017. Ora, partirò dalla fine perché ritengo che sia uno degli articoli più importanti per cui propongo la riforma, che è l'articolo 117 della Costituzione. L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi e l'ex Ministro per i rapporti col Parlamento Maria Elena Boschi, nel loro DDL di revisione costituzionale e nelle ragioni della riforma presentati in Senato l'8 aprile italiano, di assoggettarsi per via costituzionale alla sovrastruttura europea. E uno degli articoli per cui quelli di ieri l'Unione Europea cambiando la terminologia all'ordinamento comunitario. Loro dicevano, ma è solo un cambio terminologico. No, era anche un cambio strutturale. Tuttavia la costituzionalizzazione del vincolo esterno avveniva non con il 117, questa cosa io l'ho detta per 11 mesi durante i miei viaggi in Italia con Marco, abbiamo girato da nord a sud tutta l'Italia per spiegare la riforma costituzionale. Renzi Boschi. Quindi la costituzionalizzazione del vincolo esterno avveniva con gli articoli 55 e 70 così come formulati con quel DDL. Detto questo, la mia proposta di modifica dell'articolo 117 al primo comma, che è l'articolo 9 del DDL di revisione costituzionale che propone di riformare l'articolo 117, al primo comma io costituzionalizzo i controlimiti, cioè quella linea del Piave introdotta dalla Corte Costituzionale con le sentenze 284-2007 e 238 del 2014. Perché Renzi e Boschi non lo facevano? Perché non l'hanno fatto? Gli bastava prendere la sentenza dalla Corte Costituzionale alla quale noi dobbiamo attenerci, Cioè noi, nell'ingresso delle norme europee e delle norme internazionali, noi non io, ma il governo e le istituzioni repubblicane, devono attenersi a quello che ha detto la Corte Costituzionale entro 24 ore. Chiedo scusa, non mi interrompete, poi siamo in Senato, quindi non facciamo interruzioni, poi dopo alla fine, quando termino, intervenite. Per cui perché Renzi e Boschi non li costituzionalizzano i controlimiti? Perché le ragioni della riforma sono completamente opposte. Con il primo comma del 117 io cosa scrivo? La potestà legislativa esercitata dallo Stato e delle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento dell'Unione Europea. E aggiungo, purché questi
non siano in alcun modo in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e con i diritti inalienabili della persona. Sentenza 284/2007 della Corte Costituzionale, ribadita alla sentenza 238/2014. Perché non l'hanno fatto? Questo me lo possono votare anche domani mattina. Cioè io non stravolgo nulla con questo. Perché non viene votato all'unanimità? Visto che lo prevede la Corte Costituzionale. Perché la maggioranza parlamentare, oggi tanto abbiamo il dono dell'inviolabilità per quello che diciamo, che essendo una sede di staccare del Senato, questo è quello che vogliamo. Per cui essendo le istituzioni repubblicane, la maggioranza parlamentare nello specifico, e il governo fortemente assoggettati alla sovrastruttura europea, non lo costituzionalizzeranno mai. Per questo io ho chiesto sia alla senatrice Casaletto che alla senatrice Di Pin di presentarlo in Senato, perché se questo DDL non fosse neppure messo in discussione, beh, questo dimostra una totale malafede della classe politica, totale malafede. Quindi speriamo che le prossime elezioni il fronte sovranista possa ottenere la maggioranza, riprendere questo DDL e liberare la Costituzione dai vincoli esterni. Il secondo comma è ancora più specifico. La normativa europea ed internazionale, questo è come lo propongo io, nonché le politiche dell'Unione Europea, per avere ingresso nell'ordinamento giuridico italiano, non devono mai contrastare né con l'interesse nazionale né con i principi supremi sui quali si fonda la Repubblica. Anche questo perché non votarlo? Cosa dico? I padri costituenti parlano di interesse nazionale. Perché non? Cioè questo si potrebbe votare, beh, c'è il tempo per votarlo in doppia votazione come previsto all'articolo 138, cosa c'è di strano? Andiamo al terzo comma. Ecco, questo è uno dei più importanti, una delle proposte più importanti che io avanzo con questo DDL, ed è la costituzionalizzazione della piena occupazione. Ed è scritto così, l'ho scritto così: la legislazione nazionale e le politiche economiche, sociali e fiscali della Repubblica devono tendere al conseguimento della piena occupazione nel rispetto della dignità umana e dello sviluppo della persona, favorendo in ogni caso la concreta e sostanziale attuazione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, nonché delle disposizioni di cui alla parte prima della Costituzione. Ma dico, questo dovrebbe essere votato all'unanimità. Lo votano? No. Quinto comma. No, 1, 2, 3, 4, e qui. Un'intera nazione, la terza economia al mondo fino a 30 anni fa, divenga una colonia per lo straniero. Questa, se veramente i sovranisti dovessero andare al governo, sarebbe la prima norma insieme alla Costituzione, perché eviterebbe che i nostri nipoti siamo traditi come siamo stati traditi noi. La Repubblica non può, ecco questa è la mia proposta, al quarto comma dell'articolo 117, la Repubblica non può in nessun caso derogare o limitare la sua potestà sulla moneta. La Banca d'Italia è banca centrale dello Stato e dipende dal Tesoro. Essa esercita principalmente le funzioni di sostegno e di sviluppo dell'economia nazionale, oltre che di prestatrice di ultima istanza. Capisco che la maggioranza parlamentare mai potrebbe votare una norma di questo tipo, ma se inserita in Costituzione eviterebbe, lo ripeto un'altra volta, ai nostri nipoti un tradimento della Costituzione alla quale noi purtroppo non abbiamo potuto resistere, anche perché non ce l'avevamo detto. Quinto comma. Ecco, qui abbiamo discusso molto con Marco quando abbiamo discusso il DDL, lo stesso Paolo aveva avanzato delle perplessità, perché al quinto comma ho pensato di costituzionalizzare i limiti all'imposizione fiscale. E questo perché ho pensato magari di convergere in un'alleanza in Parlamento tra, sapevo che Forza Italia era molto d'accordo con questa disposizione, lo stesso la Lega, per cui poteva essere importante trovare, convergere con altre forze per poterla fare approvare. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, l'imposizione fiscale complessiva sul reddito di ciascun cittadino,
o di qualsiasi tipo di attività di impresa non può in nessun caso superare il 40% dell'intero ammontare del reddito. Tenuto conto che per i redditi più bassi la Repubblica deve assicurare agevolazioni ed esenzioni idonee a garantire in qualsiasi modo l'effettività del principio di ragionevolezza. La legge ne stabilisce criteri, strumenti e modalità di attuazione. Il principio di presunzione di non colpevolezza si estende a tutti i procedimenti, anche di carattere amministrativo, fiscale e tributario. Ora, questo è uno dei commi più importanti che ho scritto nel DDL, perché oltre a fissare un limite alle tasse, poi attraverso i nostri esperti di economia forse sarebbe il caso di alzarlo a 45, però rimaniamo a 40 perché semmai arrivassi... Ovviamente non ci riferiamo ai redditi bassi, queste sono soglie che devono andare in alto proprio per andare a colpire i grandi gruppi, cioè non stiamo mai parlando di noi, perché a volte si tende sempre a pensare questo, un po' come fa Confindustria, no? Quando è d'accordo con certe politiche, non accorgendosi che certe politiche sono pensate per i gruppi sovranazionali, non certo per loro, che sono delle inezie rispetto ai colossi internazionali. Sì, sì, infatti con Marco abbiamo discusso due ore inserendo fatto salvo quanto previsto l'articolo 53, che proprio spiega questo. Ma l'articolo è importante per un altro aspetto. Il principio della presunzione di non colpevolezza nel nostro ordinamento si applica soltanto, o meglio la Costituzione ne parla soltanto in ambito penale. In realtà la questione andrebbe sempre stato così, nel senso che anche in ambito tributario prima vigeva il principio della non colpevolezza. Poi è arrivato un signore, professore della Bocconi, che ci ha governato per 13 mesi, e non dico altro, il quale ha invertito l'onere della prova nell'ambito del processo tributario, ponendolo a carico del contribuente. Una follia. Questo è attentato alla Costituzione. Per cui ritengo che si debba costituzionalizzare il principio di presunzione di non colpevolezza, estendendolo anche ai procedimenti di carattere fiscale e tributario, altrimenti diventa una repubblica di polizia, diventa uno Stato di polizia. Per quanto riguarda il 117, che già l'ho stratotto abbastanza, una delle modifiche che ho portato è quella della lettera E, dove la potestà dello Stato esclusiva sulla moneta, ho aggiunto che in ambito alla tutela della concorrenza, ho aggiunto soltanto nel rispetto dei principi supremi sui quali si fonda la Repubblica, nel senso non è che possiamo vivere in concorrenza dove uno uccide l'altro, chiaramente nel rispetto di quelli che sono i principi supremi, altrimenti facciamo il gioco del neoliberismo, dell'ordoliberismo, che alcuni economisti di regime ignorano totalmente, non solo gli economisti di regime. Detto questo, passiamo all'esame. Sì, parlando del 117, non posso che presentarvi anche la modifica all'articolo 81, perché i due vanno letti in parallelo. La modifica all'articolo 81 e l'articolo 4 del DDL. Ecco, qui io ritengo che questa modifica possa essere fatta subito. Tutte le forze politiche si sono dichiarate, compreso il Partito Democratico, Matteo Renzi in primis, si è dichiarato contrario al principio, chiamiamolo principio, al vincolo del pareggio di bilancio. Che cos'è il vincolo del pareggio di bilancio? Lo spiego proprio brevemente. È la castrazione della politica italiana a poter porre in essere in qualsiasi tipo di misura economica che tenda a realizzare i principi supremi sui quali si fonda la Repubblica. Cioè, avendo costituzionalizzato il vincolo del pareggio di bilancio, lo Stato non può creare piena occupazione, lo Stato non può porre in essere misure a tutela dei cittadini, lo Stato non può mantenere posti letto negli ospedali. Io provengo da un comune, un piccolo comune della provincia di Brindisi, che è conosciuto in tutto il mondo, del comune di Ostuni, dove negli ultimi mesi si è discusso anche in maniera abbastanza accesa sulla chiusura di alcuni reparti dell'ospedale di Ostuni. Ma secondo voi i reparti dell'ospedale di Ostuni chiudono perché c'è cattiveria nella politica? Anche. Ma chiudono perché c'è cattiveria nella politica? No. Chiudono
Quindi se le regioni, se lo Stato si obbliga a fare pareggio di bilancio, dove vai a tagliare? Vai a tagliare nei servizi essenziali. Questo la sedicesima legislatura ha fatto. La scorsa legislatura, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, con legge costituzionale numero 1/2012, ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, inserendo il vincolo del pareggio di bilancio, condannando a morte il Paese e stuprando la Costituzione. Chi l'ha votata? Tutti! Fatta eccezione, se non erro, per la Lega in seconda votazione, e Fratelli d'Italia, no, Fratelli d'Italia ancora non c'era, forse il partito di Pietro. Forse. Dopodiché lo hanno votato tutti. Sapete perché? Parole dell'attuale ministro della giustizia Andrea Orlando, 3 settembre 2016 alla Versiliana: se non approvavamo, se non costituzionalizzavamo l'articolo 81, la BCE chiudeva i rubinetti. Non siamo più uno Stato sovrano, dipendiamo da organismi sovranazionali, criminali, che altro non fanno che portare avanti un progetto contrario alla Costituzione. Per cui io, in questo DDL di revisione costituzionale, l'articolo 4, modifico l'articolo 81 ripristinando la formulazione del 1948, ma aggiungendo un ultimo comma sempre per i nostri nipoti. La Repubblica ripudia e respinge ogni tentativo illegittimo riguardante il perseguimento o la costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio, in qualsiasi forma esso venga espresso. Perché non lo votano? Ma questo potrebbe essere votato domani mattina. Lo stesso Matteo Renzi ha detto che è stata una sciocchezza quello di aver costituzionalizzato il vincolo del pareggio di bilancio. Allora dai, guarda, rinuncio a tutto, facciamo finta che non l'ho scritto. Domani mattina prendete solo l'articolo 4 di questo DDL, solo questo, e liberiamo la Repubblica, liberiamo la Costituzione. Perché non lo fate? Perché siamo sotto ricatto, avendo perso sovranità monetaria. Una delle peggiori offese che mi vengono rivolte nelle trasmissioni televisive alle quali partecipo, sui giornali su quali scrivo, quando mi dicono no euro, dico: guarda, tieniti a distanza quando mi dici no euro, perché la classificazione delle persone è uno degli strumenti utilizzati dai giornalai di regime, perché chiamare giornalisti mi sento male, dai giornalai di regime, per recintare il dissenso. Io non sono no euro, io sono a favore della sovranità monetaria, cioè sono a favore della Costituzione. A me dell'euro non interessa, l'euro è uno strumento di morte, per cui non posso essere contrario a uno strumento di morte. Io sono completamente distante da uno strumento di morte, non lo riconosco come tale. Si può riconoscere un mitra? No. Non rientri nell'ambito delle opinioni. L'euro è un fatto illecito, di natura tra l'altro criminale, cioè dovrebbe essere trattato come un reato, semplicemente, quindi non è questione di opinioni. Esatto, perché del resto, quando tu ti vincoli ai tassi, ai cambi fissi, dove noi come facevamo a... come eravamo competitivi nel passato, svalutando la moneta, no? Non facevamo interventi sul lavoro, facevamo interventi sul cambio, e quindi le aziende continuavano ad esportare e i lavoratori non si vedevano contrari i diritti. Con l'euro, essendo un accordo di cambi fissi, questo abbiamo spiegato tante volte, non essendo possibile intervenire sul cambio, come diciamo così, in termini di competitività, siamo costretti ad intervenire sul lavoro attraverso la riduzione dei salari e la contrazione delle garanzie contrattuali di legge in favore del lavoratore. Ed ecco il jobs act, ecco il voucher. Mica hanno fatto i voucher per far emergere il lavoro nero, l'hanno fatto per ridurre le pretese dei lavoratori, abbassare i salari e tenere in vita il progetto euro. Questo i giornalai di regime non lo diranno mai. Ecco perché
l'articolo 4 di questo DDL che ho scritto, che modifica l'articolo 81, diventa fondamentale. Perché se togliamo il vincolo del pareggio di bilancio, vi torniamo ad avere una leva economica che, se anche restando nell'euro, quantomeno possiamo un attimino comandare in casa nostra. Fermo restando che restando nell'euro è comunque un recinto schiavistico, ma siccome purtroppo non dipende da loro l'uscita, cerchiamo quantomeno di riprenderci, di limitare i danni. Esatto, limitare i danni. Fermo restando ovviamente che l'obiettivo centrale di una politica economica di uno Stato deve essere il funzionamento della domanda interna. Cioè l'esportazione è un corollario, utile finché vogliamo, è un deupando. È la domanda interna lo scopo, è un depauperamento. È assolutamente fondamentale comprendere questo aspetto, che Keynes spiegava benissimo in teoria generale, ad esempio, ricordando come in effetti le politiche mercantiliste, oltre a creare conflitto, perché se ci pensate sono quelle che creano il conflitto tra gli stati, non è la domanda interna che crea il conflitto tra gli stati, tentano di risolvere un problema di disoccupazione interno spostandolo all'esterno, verso gli altri stati. Oggi nell'euro è estremizzato, come diceva Giuseppe, perché oggi se voglio avere qualche disoccupato in meno devo creare disoccupati in Francia, in Spagna, in Grecia, più di così, poveracci, in Germania. Quindi è questo. Però a livello globale non bisogna assolutamente smettere di ricordare che la domanda interna e quindi una sana autarchia economica è assolutamente fondamentale. Precisazione doverosa. Quindi l'euro è, questo lo abbiamo già detto, l'euro è totalmente incompatibile con i principi supremi sui quali si fonda la nostra Costituzione, e se non ci fossimo noi a dirlo, purtroppo non lo dice quasi nessuno. Per cui si rende necessaria la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, come proposto quest'oggi, è necessaria e più indispensabile la modifica dell'articolo 81. Detto questo, il mio DDL presenta anche altre modifiche. Una di queste è l'innalzamento delle maggioranze richieste per l'elezione del Presidente della Repubblica. Abbiamo visto che gli ultimi Presidenti della Repubblica, per effetto di leggi elettorali a fortissima vocazione maggioritaria, addirittura le ultime due sono state dichiarate incostituzionali, hanno consentito ad una minoranza elettorale una minoranza popolare di diventare maggioranza elettorale e successivamente maggioranza parlamentare per effetto di meccanismi truffaldini e non conformi alla Costituzione, sentenza numero 1 del 2014 della Corte Costituzionale e sentenza numero 8878 del 2014 della Corte di Cassazione, dove addirittura parla di grave alterazione del principio di rappresentatività. Queste maggioranze hanno eletto due Presidenti della Repubblica che sono espressioni di maggioranze parlamentari che non corrispondono alla maggioranza popolare. Questo lo dice Giuseppe Palma? No, lo dicono due sentenze, come dicevo prima, una della Corte Costituzionale e l'altra della Corte di Cassazione. Quindi, soprattutto l'elezione di Giorgio Napolitano fu proprio questa. Giorgio Napolitano fu eletto soltanto dal centro-sinistra per una manciata di voti dalla quarta votazione, non ricordo se fu eletto alla quarta o alla quinta votazione, se non era la sesta, adesso non ricordo, comunque dopo la terza, e fu eletto da una coalizione, all'epoca se non ricordo era l'Unione, che vinse per lo 0,01%, attribuendosi il 55% dei seggi. In quel caso si prese il 6% di premio di maggioranza, che comunque non era tantissimo rispetto a quello che è successo nella seconda successiva legislatura, però fu eletto da una maggioranza parlamentare che non rispecchiava la maggioranza popolare. È andata peggio con Mattarella, perché il premio di maggioranza in quel caso fu attribuito ad una coalizione che non raggiunse neppure il 30% dei voti e che poi il Parlamento ha eletto il Presidente. Ora questa democrazia è, dico, i parti costituenti questo avevano in mente, per cui ho pensato di innalzare le maggioranze richieste per l'elezione del Presidente della Repubblica, evitando di commettere lo stesso errore che ha commesso
da lui dal ministro Boschi con la famosa, col famoso trucco dei tre quinti dei partecipanti, no? Quindi ho cercato di andare molto piano su questo e l'ho proposto in questo senso. L'elezione del Presidente della Repubblica, questo è l'articolo 5 del DDL di revisione costituzionale che modifica l'articolo 83. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea. Dopo il quinto scrutinio, quindi passo la maggioranza dei 2/3, la innalzo dalla terza fino alla quinta, in modo tale da invogliare le forze parlamentari a trovare un accordo prima. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza di 3/5 dell'Assemblea. Quindi dalla sesta alla decima votazione l'ho innalzata dall'assoluta alla qualificata, ma dei 3/5 dell'Assemblea. Quindi siamo già alla decima votazione, quindi proprio gli dico, trovate un accordo sul Presidente della Repubblica, visto che deve rappresentare la nazione. A partire dall'11° scrutinio, la sua sovranità invece di chiederla di cederla. Esatto, visto che ieri ha detto che non si può tornare agli stati nazionali, ma secondo me non è in malafede. E con secondo me lo sapete, no? Lo sapete, l'avete sentita l'intervista, scusa se no, poi ci vuole questo anche in sede istituzionale va detto. C'è un Presidente della Repubblica che invita i membri della Commissione Trilaterale al Quirinale facendo un inchino solenne a quella che è la più grande associazione eversiva dell'alta finanza internazionale che esista. Mattarella ha elogiato in quella circostanza fori sganciati da ogni ufficialità nei quali vengono prese poi le decisioni che influenzano i politici. Cioè ha elogiato che le decisioni fondamentali per le nostre vite vengano prese fuori dal Parlamento della Repubblica. Questo è un comportamento che meritava e meriterebbe ancora oggi la messa in stato d'accusa immediata, salvo ovviamente che lui possa difendersi dicendo scusate, ero soltanto un grandissimo ignorante in materia economica e giuridica, fatto che per un ex giudice della Corte Costituzionale mi pare alquanto difficile. Denunciatemi per vilipendio. Ecco, e mi aggancio a questo che ha detto Marco, perché all'articolo 6 del DDL ho proposto la modifica dell'articolo 87, dove al terzo comma ho aggiunto uno dei poteri, cioè ho aggiunto un potere in più al Presidente della Repubblica, o meglio una facoltà in più al Presidente della Repubblica, proprio per dirglielo, garantisce e vigila sulla Costituzione, oltre che sul rispetto e sul mantenimento della sovranità nazionale e della democrazia costituzionale. Se questo comma fosse approvato domani mattina, il Presidente della Repubblica non potrebbe più dire che non possiamo tornare adesso a uno Stato sovrano. Non potrebbe elogiare Rockefeller o ospitare al Quirinale i membri della Trilaterale. Purtroppo i giornalai di regime parlano di altro, sui giornali si parla della casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini, altra questione, però insomma anziché parlare di questi temi si parla di gossip, invece sono proprio questi temi importanti. Mario Monti nel 2011 veniva dalla presidenza della Trilateral Commission, Mario Monti sulla 7 qualche mese fa ha detto che non sono le pecore a dover condurre il pastore, questo è quello che pensano queste persone della democrazia, sono loro che vilipendono queste istituzioni. Concordo pienamente. Altra modifica, quindi il Presidente della Repubblica, abbiamo detto, ha proposto l'innalzamento delle maggioranze, ho tipizzato, perché quello che ho proposto all'articolo 87 c'è già, nel senso che non è scritto in Costituzione, ma è chiaro che il Presidente deve garantire e vigilare sulla Costituzione e sulla sovranità nazionale. Ho chiesto che venga tipizzato proprio perché quello che è accaduto ieri e nei mesi scorsi, o meglio negli anni passati, non avvenga più. Ma voi ve lo immaginate un Cossiga fare quello che è stato fatto ieri? Non l'avrebbe mai fatto, perché sono uomini che provengono da un'altra cultura. Sono uomini che si sono formati sui testi dei padri costituenti. Questi su che testi si sono formati? O da chi si sono fatti? Sì, Francesco Cossiga su Mario Draghi disse che era un vile affarista. Lui aveva il coraggio di farlo. Oggi invece lo elogiano e lo portano su un palmo di mano perché altrimenti chiude i rubinetti. Così non lo poteva dire perché avevamo sovranità monetaria, oggi non lo si può più dire perché avendo perso sovranità monetaria
domani mattina i tassi di interesse ti schizzano alle stelle e tu non sei più padrone in casa tua. Detto, sì, e vado in chiusura, le ultime due modifiche che ho proposto è quello di abrogare il divieto di referendum sull'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Perché noi non possiamo come popolo decidere se abrogare o meno una legge ordinaria che autorizza la ratifica di un trattato internazionale? E quindi all'articolo 75 della Costituzione ho proposto anche la possibilità per il popolo di esprimersi come in Inghilterra attraverso referendum consultivi. Detto questo, io non sono contrario al referendum sull'euro, perché noi, avendo l'euro, se domani dovessimo indire referendum, la BCE chiude i rubinetti e il popolo si vede costretto sotto il ricatto di un'istituzione criminale a votare in favore del crimine. Per questo io sono contrario, perché se noi avessimo sovranità monetaria, io sarei d'accordo su un referendum consultivo, perché i ricatti non ce ne sarebbero, vedete in Inghilterra. Ma avendo noi l'euro e quindi essendo sotto ricatto, io non sono d'accordo con un referendum sull'euro. Tuttavia, essendo una persona, avendo fiducia nel prossimo, ho proposto che vengano, con questo DDL ho proposto che vengano introdotti anche i referendum consultivi per chiedere al popolo, magari la prossima volta, ma voi la volete questa limitazione di sovranità nazionale? Perché se il popolo dice di no, come è accaduto in Inghilterra, la politica deve rispettare la volontà del popolo. E mi avvio a chiusura. L'ultima modifica che ho proposto, e su questo abbiamo dibattuto molto, è l'articolo 70 della Costituzione, dove io, che è il primo articolo del DDL, io sono per il bicameralismo paritario. Io sono d'accordo che le leggi continuino ad essere approvate nel medesimo testo da entrambe le Camere. Non sono per il monocameralismo, né sono per il bicameralismo differenziato. Tuttavia, il bicameralismo paritario può essere soggetto a miglioramenti ed ho tentato, con la modifica dell'articolo 70, di migliorarlo. In che modo? Ho previsto che un disegno di legge venga sempre approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, ma qualora un testo di legge approvato da una Camera passi all'altro e dentro 30 giorni l'altra Camera non l'approvi, si riunisce una commissione bicamerale di conciliazione, una commissione paritaria composta da tot deputati e tot senatori, riservando poi alla legge costituzionale il funzionamento, dove si trovi, deputati e senatori, si trovi un accordo sul testo di legge. Per fare questo ho tipizzato dei meccanismi di garanzia. Uno, che l'accordo venga trovato a maggioranza assoluta, quindi a maggioranza dei componenti, che venga data alla commissione 180 giorni, in modo tale che vi sia un'ampia discussione. Ho altresì previsto che il meccanismo di funzionamento spetti a una legge costituzionale, in modo tale che quando venga approvata la legge costituzionale vi siano maggioranze tali che la maggior parte dei partiti, dei gruppi presenti in Parlamento siano d'accordo. E infine, come ultima garanzia, ho previsto che qualunque sia la decisione adottata dalla Commissione bicamerale, comunque siano entrambe le Camere ad approvare il testo, chiaramente senza apportarvi modifiche, perché altrimenti il lavoro di 6 mesi della Commissione non servirebbe a niente. Quindi manteniamo il bicameralismo paritario, ma è possibile migliorarlo attraverso questa mia proposta, invece di smantellare senati o di introdurre monocameralismi. Quindi questo è quello che io ho proposto con il disegno di legge costituzionale numero 2703, che ho redatto nei mesi scorsi e a firma delle senatrici Monica Casaletto e Paola Di Pin, e mi auguro che a seguito di questa conferenza stampa i gruppi parlamentari possano calendarizzare il DDL e iniziare una discussione partendo dal Senato. Qualora ciò non dovesse avvenire, ormai il DDL ha un protocollo in Senato,
mi auguro che venga ripreso nella prossima legislatura e si liberi il paese dalle antidemocratiche, chiamiamoli suggerimenti, dalle antidemocratiche imposizioni che provengono dalla sovrastruttura europea e da quei gruppi di potere che con la democrazia non hanno nulla a che fare. Io vi ringrazio per avermi